Il topic nel debate. Il topic è l'affermazione, l'argomento su cui verte il dibattito. La squadra pro, da proposition, deve difendere quanto viene affermato, quindi deve sostenere l'argomento del topic, mentre la squadra contro deve opporsi, al di là dei propri convincimenti personali. I topic sono di tre tipi: fact, value e policy. Con il topic fact si discute se qualcosa sia vero oppure no, se abbia una caratteristica oppure no. Tale tipo di debate assomiglia molto a un tribunale, perché in tale dibattito si sta determinando un fatto, come stabilire la colpevolezza di un imputato. Pertanto, in questo tipo di debate è preponderante l'evidenza delle prove, quindi dei dati e dei fatti che vengono portati a sostegno delle proprie argomentazioni. Nel topic value, invece, si discute se qualcosa è o non è di un certo valore e qualifica. E in tale debate è necessario identificare il termine di cui si discute il valore e definirlo in modo chiaro, portando evidenze a supporto di tale interpretazione e a sostegno delle nostre argomentazioni. Nel topic policy, invece, bisogna stabilire se qualcosa può o non può essere fatto, quindi un'azione di governo o un'azione a livello internazionale o anche a livello individuale. La squadra che propone, quindi la squadra pro, deve dire anche come, chi, quando, cosa e definire in questo debate anche la modalità di risoluzione e l'impatto che avrà tale mozione sulla società. Quindi, oltre al valore guida e alla propria visione del mondo che viene veicolato da questo topic, bisogna anche offrire un modello di azione. Il topic policy è uno dei più comuni nei debate nazionali e internazionali. Esistono poi due modalità di preparazione del dibattito, il dibattito impromptu e il dibattito preparato. Nel dibattito impromptu, i partecipanti hanno all'incirca un'ora di tempo in genere per preparare la discussione senza avere accesso ad altra fonte che non sia il vocabolario o in alcuni casi l'annuario con gli eventi degli anni precedenti. I debater sanno subito qual è la loro posizione, quindi se sono pro o se sono contro. Nel debate preparato, invece, i partecipanti hanno vari giorni per preparare la discussione e possono utilizzare le fonti che credono più opportune, preparando le varie parti del discorso. I debater sanno solo pochi minuti prima dell'inizio del dibattito quale sarà la posizione che quel giorno andranno a discutere, quindi se sono pro o contro lo scoprono poco prima di iniziare. È pertanto necessario preparare entrambe le posizioni.